Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto la nostra posizione è molto chiara, è stata ribadita ieri anche in sede di discussione dal nostro capo delegazione. Noi siamo senza alcun dubbio, senza alcun tentennamento rispetto alla posizione di condanna dell'atteggiamento della Russia, di sostegno in tutte le forme, in tutti i modi alla resistenza del popolo ucraino. Peraltro stiamo declinando una specifica mozione che sarà depositata nei prossimi giorni alla Camera e che definirà in maniera molto puntuale, molto precisa qual è la posizione del Partito Democratico, che rispetto a questi temi non ha avuto tentennamenti e non ne avrà. Per quel che riguarda l'atteggiamento che è stato seguito dai tre europarlamentari, lo riteniamo un errore, un fuor d'opera. Se si voleva marcare una posizione di tipo diverso, si sarebbe potuta scegliere sul piano individuale una via dell'astensione, anche perché i nostri voti non si possono in alcun modo sommare con quelli dell'estrema destra tedesca piuttosto che con i sovranisti di varia natura europea, e comunque sono questioni che impegnano le persone che hanno espresso quei voti. Peraltro ieri, proprio ieri, mentre andava in scena questa presa di posizione del Parlamento europeo, sono accadute due cose: il continuo bombardamento dei russi, che addirittura hanno bombardato un ospedale, certo, causando la morte di neonati, e un attacco cibernetico di probabile origine russa al sito dell'Europarlamento come evidente ritorsione. Quindi, semmai, certo, si voleva avere una dimostrazione ulteriore della natura dell'atteggiamento della Russia, lo si è purtroppo, chiaro, ancora una volta avuto. Quindi ieri mi pare che il Partito Democratico prenda fortemente innocenti le distanze verso l'iniziativa di questi tre europarlamentari. È un'iniziativa individuale. Andrea che non Cozzolino ci sarà con noi.